Sud primo tratto, come siamo nel piano generale di infrastrutture del Veneto? A che punto? Ma direi che questi 53 km e 900 metri che rappresentano un investimento di 1,2 miliardi, innanzitutto sono un grande segnale per il territorio, non solo da un punto di vista viabilistico, ma anche della volontà di portare economia, di portare attività nei nostri territori in un momento di crisi. Stiamo procedendo, voglio ricordare a Nogara Mare, che è un nostro appalto che è in corso in questo momento di 1,9 miliardi, ma anche tutta una serie di infrastrutture, penso a quelle che riguardano da vicino questo territorio, non ultima la Valsugana ad esempio, sono 730 milioni di euro. Sulla Valdastico Nord? Beh, Valdastico Nord si chiama così perché c'era Valdastico Sud e viceversa, quindi il progetto è un progetto unico, siamo qui ancora a chiedere che si prenda in seria considerazione questa nostra volontà, anche perché i veneti non rinunciano al loro terzo valico, da un lato il Brennero, dall'altro la Valsugana e in mezzo sicuramente, importante, la Valdastico Nord. Il governo secondo lei come si porrà? Beh, il governo deve capire che questo territorio vuole autonomia e federalismo e lo chiede anche per la viabilità. Chiediamo che si sblocchino pratiche come quella della Valsugana, come quella delle tangenziali venete, come quella della Romea commerciale, come quella ad esempio del prolungamento verso nord della 27. Sono tutte infrastrutture che noi siamo pronti a cantierare, ma che hanno sempre il solito problema, le scartoffie romane. Ieri è uscita la questione settentrionale, se ne è parlato ieri e insomma sembra abbia avuto già una notevole eco. Beh, solo ieri, cioè quei veneti me lo dicono da anni che c'è una questione del nord, una questione settentrionale, noi siamo stanchi di pagare per i fannulloni e i cialtroni che sprecano, abbiamo le scatole piene e siamo qui a dire a gran voce che dalla crisi c'è un solo sistema per uscire, federalismo e autonomia. C'era il ministro Lunardi nel 2005, oggi il viceministro Ciaccia, come valuta questa scelta, questa assenza? Beh, guardi, che ci sia poca attenzione per i territori del nord e del Veneto è poco ma sicuro. Il Ciaccia è un nostro amico, una persona che ha capito la nostra sfida e bene lo accogliamo. Dico semplicemente che noi qui dobbiamo inaugurare iniziando con le scuse ai cittadini. Pensate che l'autorizzazione della regione del novembre, mi sembra 24 novembre 2003, e loro sono stati bravi, sono stati eccezionali nei cantieri, vuol dire che di mezzo c'è solo stato un problema di scartoffie, di comitati, di ragionamenti che non servono nulla, perché la strada serve ai cittadini, alla comunità. Ho contestato le auto blu però. A proposito, noi non abbiamo, ciao Daniele, noi non abbiamo 307 auto blu, dite al mondo intero che questa è una puttanata ed è vergognoso che ci sia qualcuno che vive scrivendo di queste puttanate. I numeri allora? I numeri sono che penso che la mia amministrazione, allora, il sottoscritto non usa l'auto blu, questo deve essere chiaro per tutti, ma non è un pregio, è una scelta, ho i carabinieri che mi seguono per problemi personali, credete seri, e non serve che aggiunga altro, mi dicono i carabinieri. Dall'altro uso la mia macchina perché sono solo scortato in occasioni particolari, dall'altro uso la mia macchina, però se ho fatto anche un incidente l'altra sera alla mia macchina andando a Brescia, però voglio dirvi che le auto blu della giunta sono penso 5 o 6 perché sono altri assessori che non la usano e voglio anche ricordare che io non usandola non mi faccio dare rimborsi forfettari, leggo sui siti rimborsi forfettari, il terzo, niente, cioè niente, svegliatevi gente, svegliatevi, è ora di finire queste cazzate. Invece dico una roba, che le 307 cosa sono? Sono l'eccesso di zelo del Veneto, cioè il Veneto cos'è che fa? Gli dicono di fare un censimento, scrive le auto degli assistenti sociali e degli ospedali, le auto di igiene civile, le auto della protezione civile. Beh, allora se noi ne abbiamo 307 in giro ce ne saranno 3-4 mila in giro per le regioni. Gente, a proposito di OGM, questa ricerca francese che dice che appunto sono pericolose per la salute umana, insomma conferma quello che ha sempre detto anche lei? Ma io l'ho scritto in un libro in tempi non sospetti e penso che la scelta dell'OGM sia devastante per la nostra salute, sia devastante per tutto quello che sono le scelte anche etiche. Pensare di piantare semi che non danno vita a semi vuol dire consegnare tutto in mano alle multinazionali. Io pianto un seme che darà vita a una pianta d'uva che farà un grappolo d'uva che sarà senza semi negli acini. E ovviamente geneticamente modificate, che significa che alla fin fine io avrò una pianta che otterrò solo se posso andare ancora in quel laboratorio a comprarmi l'ulteriore seme. Penso che l'agricoltura sia in mano al popolo, ai contadini e non ai laboratori e alle multinazionali. Pietra tombale per l'OGM quindi? Ma per noi sì, per noi c'è la moratoria totale, noi non siamo a favore degli OGM, ma lo sapete, c'è. E soprattutto alla luce di questi studi. Del resto i contadini coltivando OGM non guadagnano di più. Voglio ricordare che ci sono dei mais transgenici autorizzati in Europa che rappresentano solo il 2% della produzione europea. Se guadagnassero di più tutti i contadini in giro per Europa avrebbero piantato mais transgenico. Ultima domanda sulle sprechi. Lei ha detto auto blu, qui noi siamo virtuosi in Veneto, d'altre parti no, Lazio, il Lazio Gate, i buchi della sanità del sud,
centro-sud. Guardi, se applicano il sistema del Veneto avrebbero risolto tutti i problemi, anche quelli degli sprechi, quindi forza, se vogliono gli mandiamo le carte.